Scegliere la scuola giusta, ma soprattutto l'indirizzo giusto che premi le propensioni e le motivazioni personali, ma che valorizzi le capacità di ciascuno, le cosiddette skill. È stata un'edizione particolare quella di quest'anno di Vi Orienta, il percorso di orientamento per i ragazzi delle scuole medie che devono iscriversi alle scuole superiori, organizzato dal Giornale di Vicenza in collaborazione con le 5 banche di credito cooperativo della provincia di Vicenza. Un percorso unico con esperti, con testimonianze che hanno raccontato e che hanno consigliato nel miglior modo i ragazzi attraverso delle dirette sul web. Abbiamo raggiunto alcune migliaia di studenti di terza media che attraverso i suggerimenti, i consigli, le considerazioni di alcuni esperti come pedagogisti, psicologi, hanno avuto l'opportunità di avere qualche informazione in più per una scelta consapevole. Questo è stato un risultato quasi emozionante, anzi sicuramente emozionante. Una quarantina di istituti superiori hanno di fatto trovato nella nostra iniziativa, nel nostro progetto, la sostituzione di quello che fino all'anno scorso, quando si poteva, erano gli open day. Organizzazione degli studi e tempo libero, come coniugarli? Bene, il tempo libero è un elemento importante. Tenete presente che il tempo libero non riguarda solo il tipo di scuola che si sceglie, ma riguarda anche quanto noi siamo capaci di organizzarci. Nella mia esperienza, io accompagno diversi ragazzi, non sempre chi ha una scuola che pretende meno ha più tempo libero. Certe volte la situazione è paradossale, chi è costretto a studiare di più deve organizzarsi meglio e si ricava anche il tempo libero per fare altre cose. Quindi il tempo libero è collegato alla nostra capacità di organizzare gli studi. Qual è la domanda ricorrente che senti fare dai ragazzi? Ma la domanda che abbiamo sentito di più è quali scuole devono scegliere per avere lo sbocco garantito poi nel mondo del lavoro. E capisco che è una domanda che non ha una risposta, non ha una risposta facile, perché la velocità con cui sta cambiando il mondo del lavoro, stanno cambiando i profili delle professioni, oggi ci fa dire, lo fa dire agli esperti, che buona parte dei lavori del futuro devono ancora essere inventati. I ragazzi chiedono: ma se io faccio una determinata scelta, cosa succede dopo? O per esempio, se io faccio una scelta che mi vincola, dopo sono obbligato ad andare avanti per quella scelta? La risposta che abbiamo dato è che effettivamente io posso poi cambiare e che la vita stessa mi offre poi delle opportunità di cambiamento. E cosa possiamo suggerire ai ragazzi di terza media che devono iscriversi in questi giorni alla scuola superiore? Di rendersi convinti che è una scelta seria, che è la prima scelta seria della loro vita, cioè finalmente hanno la possibilità di dire: adesso sono libero. Ma per essere libero, però, io devo sapere che cosa scelgo. Quindi si informino e attraverso le informazioni raccogliere quegli elementi per dire qual è la scelta migliore per le mie passioni, attitudini, quell'entusiasmo che mi sento dentro, o meglio quel qualcosa che mi potrebbe entusiasmare, io credo siano i migliori auspici. Le regole sul distanziamento in tempo di pandemia impongono cambiamenti di abitudini sulla comunicazione anche per il mondo del credito cooperativo. I presidenti delle BCC vicentine non hanno però fatto mancare il loro sostegno diretto a Vi Orienta 2020-2021, lanciando attraverso un webinar il loro messaggio ai giovani. Presidente Marangoni, cosa possiamo consigliare ai ragazzi in questo momento e anche ovviamente alle famiglie? Non è possibile pensare che ciò che si intraprende oggi rappresenti il destino di un'intera vita. Ci sono tali e tanti eventi nel corso degli anni, noi che abbiamo qualche anno in più ne abbiamo già vissuti molti, i giovani li vedranno, richiedono nel mondo del lavoro la capacità, la utilità di far evolvere la propria professionalità. Ecco perché alcune competenze di base rimangono importanti, perché diventano delle competenze trasversali rispetto alle quali si può poi innescare e si può poggiare delle competenze più specifiche
che però hanno il compito di durare per un periodo e non per sempre. Ecco, Presidente Sasso, cosa possiamo consigliare ai giovani che si apprestano a scegliere il loro futuro? Intanto io direi ai giovani avere un po' di coraggio delle proprie scelte ed essere determinati a raggiungere gli obiettivi che si vogliono raggiungere. E ne abbiamo un grande esempio con Leone Wallenberg, un giovane che ha saputo imprimere a tante generazioni future dei valori importanti, in particolare l'onestà, il rispetto, la costruzione del bene comune. E poi l'abbiamo anche da un vicentino, Antonio Pigafetta, un giovane che ha saputo con coraggio poter affrontare le insidie degli oceani allora, oggi della globalizzazione e del mercato mondiale. Quindi io credo che i nostri giovani abbiano effettivamente lo spirito per andare a costruirsi il futuro come l'ha fatto i nostri nonni, come l'ha fatto i nostri bisnonni. E allora va il nostro augurio migliore. Presidente Salomoni. Dobbiamo tutti assieme capire che questo momento può essere sì un momento problematico, di grande difficoltà, di grande sofferenza, però può essere anche di grande opportunità. Tutti assieme dobbiamo capire le innovazioni, le attività che stanno nascendo, le professionalità che stanno nascendo e dobbiamo cambiare velocemente come è cambiato il mondo proprio nell'ultimo periodo. Presidente Bassan. Questo momento di difficoltà sta mettendo in evidenza quei concetti che noi come cooperazione mettiamo sempre così molto attentamente in evidenza, cioè i concetti di mutualità, di solidarietà. Abbiamo tanti esempi oggi che sono quasi spontanei. Ecco, avere il coraggio di guardare a questi esempi, devono capire tutti che devono avere anche il coraggio di sperimentare percorsi nuovi. Ecco allora le nuove professionalità, ecco allora il fatto di non accontentarsi, di avere sempre quel senso di ricerca del meglio e del nuovo, però ecco in un ambito di solidarietà, di cooperazione. Presidente Sandini. Il mondo della scuola è fondamentale per superare questo difficile momento. Dobbiamo avere una visione complessiva di quello che sarà il mondo, di quella che sarà la nostra società dopo la pandemia. E questa visione deve tener conto assolutamente del mondo dei giovani, del mondo della scuola, del mondo dell'istruzione, perché il futuro è nelle loro mani. Allora credo che l'appoggio, i principi fondamentali che noi come banche di credito cooperativo possiamo dare al nostro territorio sia importante. I principi del bene comune, i principi della solidarietà sono fondamenti importanti che il movimento del credito cooperativo porta avanti e sostiene. Grazie allora per il vostro contributo, vi saluto e vi ringrazio ancora del vostro tempo. Arrivederci.